Con il presidente della Cenerentola, Antonio Spagnolo, ci racconti un po' il programma di quest'anno. Allora, fondamentalmente abbiamo due ospiti internazionali di grande rilievo, Robert Guédiguian, che sarà premiato con il premio per Paolo Pasolini alla carriera il giorno 3, domenica 3, al Movieplex alle ore 20:30. Prima, alle ore 18, terrà una masterclass. Al Movieplex sarà visto il suo ultimo film, La festa continua, che è un film che attualmente è su 360 schermi in Francia e da noi è previsto in distribuzione a marzo. Altro grande ospite è Paul Schrader, grande regista americano, che sarà presente al festival dal 7 al 9 e il giorno 8 è prevista la sua masterclass il pomeriggio al Partenio, con la proiezione poi del suo ultimo film a seguire, anche questo non distribuito o comunque in fase di distribuzione in Italia, Il maestro giardiniere, 20:30 al Partenio. Nel corso della settimana assisteremo a tutti i film del concorso internazionale, lungometraggi e cortometraggi, oltre a diversi film fuori concorso. Tanti film in concorso sono film in anteprima nazionale, a testimonianza di un festival che sta fortemente crescendo. E domenica 10 dicembre alle ore 19:30 ci sarà la cerimonia di premiazione dei film vincitori, a seguire un concerto. Senti, ti volevo chiedere, quando è stato difficile organizzare anche quest'anno il Cine d'Oro, il 48esimo Cine d'Oro? È sempre difficile organizzare il Cine d'Oro. Devo dire che c'è uno staff molto ben affiatato, primi fra tutti fatemi citare Maria Vittoria Pellecchi, la direzione artistica, e Aldo Spiniello, che collabora alla direzione artistica, che fanno un lavoro immane durante l'anno, avellinesi che vivono professionalmente di cinema a Roma. La presenza quest'anno di un grosso nome come Paul Schrader testimonia la crescita del festival, un autore che ha scelto di non andare al Torino Film Festival e di venire alla Cine d'Oro. Senti, ti voglio chiedere, ci sarà qualche presenza del film a livello cinematografico? Autori irpini? Sì, diciamo. Brutta domanda. No, non è una brutta domanda. Noi cerchiamo sempre di tenere un focus aperto sulla realtà cinematografica irpina. Ti potrei dire che ci saranno come autori irpini i ragazzi che hanno prodotto degli stupendi cortometraggi nel corso della Cine d'Oro Scuola e che noi faremo vedere durante il festival. E sono cortometraggi veramente di grande rilievo, realizzati grazie anche al lavoro dello staff della Cine che ha accompagnato questi ragazzi. Saranno cortometraggi che andranno in giro per i festival di settore italiani ed europei. Più che la visione dell'Irpinia, è importante secondo me il modo di essere degli irpini. Sto scoprendo che rispetto a tante realtà anche campane c'è una grande determinazione dello staff a fare grande questo festival che altrove non vedo, quindi una grande affezione al festival. E poi credo che riusciamo in qualche modo a far conoscere fuori dall'Italia un pezzo di Irpinia, e questo per noi è importante. Sono tantissime le novità, innanzitutto il programma si arricchisce di ancora tantissime anteprime nazionali. Sotto questo punto di vista è ancora più ricco degli anni precedenti. Sono ben 15 le anteprime nazionali, il festival sta crescendo sotto questo punto di vista e ne siamo felici. Poi ci sono delle novità legate alla formazione. Come sapete, il Cine d'Oro durante l'anno ha un percorso formativo legato molto al progetto Zero Condotta, la Cine d'Oro Scuola, e quest'anno ha siglato una partnership con il Dipartimento d'Avimus dell'Università di Salerno, che curerà alcune lezioni del workshop ad occhi aperti, ed è una partnership di cui siamo davvero felicissimi, perché crediamo fermamente nella formazione del pubblico di domani. Non abbandoniamo la nostra logline "il cinema che riflette", e la Cine d'Oro è un festival che riflette sul mondo, significa riflettere sul quotidiano, riflettere sullo straordinario attraverso una linea ben precisa, che è quella del cinema del reale, quindi attraverso un linguaggio cinematografico che sa passare dalla fiction al documentario e riesce a sondare ogni aspetto della nostra realtà. I topics sono tantissimi.
ma fondamentalmente ricalcano gli interessi che il festival ha sempre avuto. Faccio degli esempi, ovviamente la rivolta è fondamentale, si parla di guerra, di rivolta, di diritti, temi sociali, c'è attenzione a ogni aspetto del sociale e dell'umano.